causa anche di molti disagi comunque che stiamo vivendo, perché, va bene, però come insomma. giustamente detto, un'immigrazione così impattante in una velocità di tempo, cioè in un tempo così ristretto, crea dei problemi sociali a una comunità. Ovvio è che i campi profughi non possono essere fatti nelle nazioni come l'Italia, ma vanno fatti come avevamo fatto anche noi nel 2011 per fermare gli sbarchi che li avevamo fatti in Tunisia. L'esempio della Turchia però è un esempio a dir poco agghiacciante, un po' perché come vengono trattate le persone, un po' perché la Turchia poi l'ha usato come arma di ricatto verso tutta l'Europa. Abbiamo visto tutti i flussi dai Balcani quando loro a un certo punto hanno deciso di chiedere dei soldi all'Europa, hanno detto non ce li date, allora facciamo partire tutti i profughi. L'altra cosa però anche Quindi del detto che filmato quel che ho modello visto. anche è bocciato, qual è il No, là vanno modello? fatti i campi profughi là. Le persone che veramente scappano da una guerra, ovvio che vanno aiutate, ovvio è che se siamo onesti intellettualmente, vediamo le nostre città piene di virgulti ragazzi fermati da testa a piedi che sembrano tutto fuorché persone che scappano da una guerra, perché l'ABBA, ad esempio, il centro smistamento che c'è a Bologna, che è quello regionale, io tutte le volte che sono andata non c'era un siriano dentro, c'erano tutti dei ragazzotti che poi molti sono fuggiti sul territorio prima di essere identificati. E sono finiti nelle maglie della criminalità organizzata, perché questo è, devono mangiare, per cui giustamente finiscono nelle maglie della criminalità, finiscono nelle nostre città, perché non è vero che vanno tutti verso i paesi del nord, abbiamo visto tanti treni tornare dai paesi del nord, e sono nelle nostre città, finiscono a spacciare. Noi non possiamo permetterci di far arrivare qua persone che sono migranti economici, non scappano da nessuna guerra, e sono tantissimi quelli che non scappano né da persecuzioni né da guerra, li facciamo venire qua e ovviamente diventano quello che è la criminalità. Non se lo può permettere l'Italia, non se lo può permettere l'Europa, e facendo così non andiamo neanche a aiutare chi veramente invece andrebbe aiutato, che magari sono quelli che nei barconi d'estate finiscono proprio nelle stive e vanno a morire perché non hanno i La soldi a domanda differenza degli è, l'ha provato o altri. no questo Migration Compact? No, fatto così? No, fatto così Qual è il punto non che va non mi bene. convince? Allora, Perché vanno Mauri ci fatti. diceva in realtà No, ci saranno dei controlli, ci ma saranno no, delle perché poi verifiche. dopo quando si parla di far venire qua le persone, io intendo le persone che scappano da una guerra, quando l'Italia riconosce non solamente il rifugiato politico che scappa da una guerra, ma altri 2.000 permessi da, ovviamente farebbe arrivare tutte le persone che più o meno arrivano anche ora.